Ciao ragazzi e benvenuti al Parchetto del Tagliagole. Oggi ragazzi, per la rubrica Regali di Natale 2023, andiamo in Russia da Atropos Knife, nostra vecchia conoscenza, per vedere uno zaino di sua realizzazione, ragazzi, che all'interno nasconde una sorpresissima per gli amanti dell'EDC. Via! Eccoci qua ragazzi, pronti a vedere insieme questo bellissimo zaino Made in Russia realizzato da Atropos Knife. Ragazzi, zaino compatto, piccolo, avete la maniglia superiore e la maniglia laterale, quindi un bello zainetto compatto, secondo me molto adatto all'ambiente urbano. Dietro abbiamo gli spallacci, molto comodi devo dire, portato, sono ergonomici, non vi danno alcun fastidio, avete anche la chiusura dorsale. Adesso sto facendo un giro qui nei boschi con mia moglie che mi sta anche riprendendo. Ragazzi, lo zaino è come non averlo addosso, ovviamente è uno zainetto piccolo, non potete pensare di metterci dentro 20 kg di roba, però è comodissimo sulle spalle. Andiamo insieme a vedere cosa ci propone il nostro zaino come spazi di archiviazione. Ragazzi, abbiamo la tasca, taschina qua davanti, taschina semplice. E adesso andiamo all'interno. Ragazzi, all'interno ce la spassiamo, perché qua andiamo nel mondo EDC a manetta. Allora, apriamo, si apre tutto. Eccolo qua. Allora, dentro, per farvi vedere più o meno quanto tiene, ci sta un Patriot. Eccolo qua, il mio pile che vedete negli altri video. Un Patriot ci sta comodamente, ragazzi. Comodamente. Nel Miltech da 35 litri, devo comprimerlo. Qua ci sta comodamente, giusto per darvi una quantità di volume, ok? Ci sta veramente comodo, ci starebbe anche un'altra felpa insieme al nostro Patriot. Qui abbiamo un po' di tasche, ragazzi, perché a me lo zaino piace di brutto quando è pieno di taschine e tascone per metterci cose. Ci ho messo dentro roba a caso, ragazzi. Qui abbiamo un power bank, qui ci ho messo la torcina, questa taschina laterale va bene anche per la bottiglietta d'acqua che portate all'interno e non fuori, che ve la rubano soprattutto quando ci mettete la grappa, ci mettete la vostra torcetta. Ragazzi, tasche da tutte le parti, tasca. La cosa veramente bella è che lo zaino è imbottito, le pareti dello zaino sono imbottite molto bene, sono rigide, molto imbottite, potete metterci in tutta tranquillità, ragazzi, il vostro portatile. Al tascone dietro qua, che secondo me è fatto apposta, ragazzi, è una bomba, veramente una bomba, ci sta il portatile tranquillamente, veramente tranquillamente. Ma veniamo alla parte che ci fa godere, ragazzi, alla parte che ci fa godere a noi maniaci dell'EDC. Attenzione, perché sulla patella frontale, quando l'aprite, avete, attenzione, 12 spazi, 12 cartucce per metterci i vostri coltelli, ragazzi. Tanta roba. Chiusi, così non rischiate di perderli. Se sono troppo corti rispetto alla cartucciera, gli mettete la clip. Ragazzi, so che volete vedere i coltelli, dai. Allora, Spyderco, eccolo qua, Native in Maniacat, e lo mettiamo qui. Qui abbiamo un Endura, li ho presi a caso, ragazzi, giusto per farvi vedere le diverse misure. Qui abbiamo Costi, l'Ultimate Hunter, eccolo qua. Questo, ragazzi, è un coltello strepitoso, secondo me. Non ve l'ho ancora fatto, non ve l'ho ancora recensito, ma è il secondo che ho praticamente, perché è veramente una figata. L'altro l'ho lasciato su al rifugio. E poi, ragazzi, abbiamo, eccolo qua, anche il nostro Winife, che avete già visto in recensione. Ragazzi, secondo me uno zaino veramente adatto a chi è maniaco dell'EDC. Volete portarvi i vostri 12 EDC belli al loro posto? Questa cartucciera è una figata, ragazzi, veramente una figata. Qui vediamo se riusciamo a farvi vedere che abbiamo Made in San Pietroburgo, ragazzi. Non so se si riesce a far vedere. Russia, eccolo lì. Si vede? Eccolo lì. Quindi avete, ragazzi, un bello zaino realizzato bene, ragazzi, realizzato bene, cucito bene, che in spalla sta bene, ragazzi. Secondo me è uno zainetto che per i maniaci dell'EDC urbano è veramente una figata. Andiamo alle conclusioni finali. Eccoci qui, ragazzi, dopo aver visto insieme questo bellissimo zaino realizzato dal nostro amico Atropos Knife. Ragazzi, uno zaino che secondo me si adatta benissimo all'ambiente urbano, va benissimo anche per andare nei boschi, per fare
la gita con la famiglia per fare un'uscita non troppo impegnativa di un giorno, però il suo ambiente naturale, ragazzi, è l'ambiente urbano. Tra l'altro all'interno abbiamo il tascone per portare il vostro portatile. So che voi girate sempre col portatile per vedere i video del parchetto. Abbiamo la cartucciera per metterci 12 EDC. Ragazzi, secondo me uno zaino che in questo periodo natalizio, signore mie, potrebbe fare veramente contento vostro marito se è un maniaco di EDC urbano. Ragazzi, dallo zaino di Atropos Knife, dal parchetto del Tagliagole è tutto, buona giornata e ciao!